Questa è l'immagine, questa immagine che vedete è l'immagine della disparità enorme di trattamento. Fermi, fermi, fermi ragazzi, prima di andare avanti, mi raccomando, iscrivetevi al canale, attivate la campanellina, mettete like al video, ma come sempre ragazzi, il mantra, condividete, condividete, condividete. Bentrovati amici, bentrovati. Beh ragazzi, abbiamo dato un tocco natalizio, infatti prima di tutto vorrei cogliere l'occasione per augurarvi buone feste a tutti voi indistintamente e alle vostre famiglie. Bene ragazzi, passiamo al video. Bene, ieri abbiamo pubblicato un video per quanto riguarda la giustizia sportiva dimostrando l'incapacità di Kinney di indagare a 360 gradi, denotando in modo abbastanza inequivocabile che c'è sta in atto una diversità di trattamento tra la Juventus, ragazzi, e le altre squadre. Per le plusvalenze, l'Inter negli anni 2000 e il Milan semplicemente 90.000 euro di multa, tutte le altre se le sono dimenticate, il processo nei confronti del Napoli è in qualche cassetto buttato. Abbiamo visto che la procura di Napoli ha festeggiato lo scudetto con bandiere in tutti i tribunali di Napoli, quindi è evidente che ragazzi solo la Juventus è stato colpito su sta storia, semplicemente perché in procura a Torino c'era un PM ultra napoletano che odiava la Juventus, ha detto da lui stesso, perché in tutte le altre procure o hanno archiviato o non sono prese nemmeno la briga di andare a indagare. E l'ha detto Kinney, sì, abbiamo colpito solo la Juve perché solo la procura di Torino ci ha mandato documenti, dimenticando che in realtà la FIGC ha la Coviso che dovrebbe indagare in modo indistinto e non dovrebbe, che dovrebbe aspettare una procura. Cioè, inoltre, per quanto riguarda ad esempio in Napoli, c'è dei calciatori che hanno confessato di aver preso parte a una truffa, praticamente a un falso in bilancio, che quella di Osimhen è veramente la plusvalenza più fittizia della storia del calcio. Ebbene ragazzi, quindi abbiamo dimostrato questa diversità di trattamento, questa disparità enorme fuori dal campo, e abbiamo sempre detto che questa disparità c'è anche in campo, e spesso abbiamo sentito, letto dei commenti di interisti che dicevano che non è vero, che la Juve viene trattata allo stesso modo dell'Inter, che poi comunque ci sono errori per tutti, e ragazzi, e non è così, non è così, ed è evidente. Poiché noi però siamo abituati a parlare con fatti, siamo abituati a parlare con delle immagini, non siamo abituati a parlare come loro, a chiacchiere, avete sempre rubato cose. Poi andiamo a prendere i campionati in mano, andiamo a prendere le partite, andiamo a prendere gli episodi, ma dal 1921 ad oggi, da quando avete rubato il primo scudetto, e non c'è un anno in cui la Juventus sia stata favorita rispetto all'Inter, rispetto alle altre, perché poi è questo sentimento popolare, questa favoletta che aleggia, è sempre così, no? Perché guarda, si parla degli episodi, quest'anno l'unico episodio fuori dello Juve è stato quello del Bologna, e si parla solo di quello, solo di quello, solo di quello, si dimenticano tutti gli altri. Cosa resterà? Resterà che da qui a qualche anno si ricorda che la Juve quest'anno non gli hanno dato un rigore contro col Bologna, e basta. E così negli anni si crea questa favola, si crea questo sentimento falso, completamente falso. È come in Champions League, che si parla della Champions League vinta dalla Juve per il calcio di rigore fischiato fuori aria, ci fu un cross ragazzi di Platini da 70 metri, l'arbitro era nella nostra area, Boniek fu atterrato probabilmente al limite dell'area, ma cavolo, ma ci hanno rubato 4 Champions League, uno col Barcellona col fallo su Pogba, uno col Real Madrid ne ha vinse 1-0 con un fuorigioco di 2 metri, e col Dortmund rigori non dato, col l'Hamburgo 2 rigori non dati, però quelli vanno nel dimenticatoio, tutte quelle a fuori della rivale nel dimenticatoio, mentre i pochissimi episodi diciamo che hanno aiutato la Juventus invece vengono ripetuti all'infinito, così come quella partita con l'Inter e così via. Ecco. Ebbene ragazzi, poiché noi parliamo con i fatti, entriamo nello specifico e vediamo quest'anno, 900 anni fa, quest'anno i vari episodi molto simili tra di loro, o quantomeno riguardanti gli stessi falli, tipo rigore su rigore, e cosa è successo con il VAR e con gli arbitri, cosa hanno deciso per l'Inter e cosa hanno deciso invece per la Juventus, ragazzi. Allora, iniziamo subito dal primo episodio, tratteremo di gol
del VAR, di falli non visti o visti dal VAR con i gol annullati o non annullati. Ebbene, tratteremo sia Juventus che l'Inter con lo stesso avversario, cioè il Napoli. Ebbene, l'anno scorso, ragazzi, fu annullato un gol a Di Maria per un leggero tocco di Milik a centrocampo, cioè Milik preso in pieno la palla, ma probabilmente sfiora la caviglia del giocatore del Napoli a centrocampo, quindi circa 15-20 secondi prima del gol, quasi un minuto prima del gol. Ebbene, il VAR tornò indietro a annullare il gol, mentre contro l'Inter, sempre in Napoli, un fallo evidente di Lautaro che abbraccia lo Bocta, non che lo sfiora, lo abbraccia proprio, lo tira giù e poi vanno a segnare. Ma ragazzi, in quel caso lì, il gol all'Inter è stato convalidato. Ebbene sì, ragazzi. Mentre l'Inter contro la Juventus, ricordiamo, fallo di Darmian, Chiesa non ravvisato, l'Inter segna e il gol non fu annullato come è stato annullato il gol alla Juventus contro il Napoli. Ebbene ragazzi, passiamo ai calci di rigore. Vi ricordo il calcio di rigore fischiato dall'Inter, ragazzi, andiamo a vedere il calcio di rigore fischiato dall'Inter contro l'Udinese. Con la mano appoggiata sulla spalla sviene Lautaro e viene fiscato il calcio di rigore. Invece vedremo contro il Bologna, la famosa partita contestata in cui tutti si ricordano solo del rigore del Bologna, il fallo netto su Chiesa che viene travolto e il pallone va a sbattere anche sul braccio del difensore, dove il VAR stava dormendo, stava guardando l'Inter, probabilmente le partite registrata dell'Inter, e quindi non riuscì a vedere quel fallo evidente su Chiesa. Ebbene ragazzi, andiamo avanti su questa storia. Vi ricordo il fallo su Thuram che gli sfiorano lo scarpino, che Thuram è così, entra in area, gli sfiora lo scarpino, lui butta la gamba all'indietro, si tuffa e calcio di rigore sempre. Mentre vi ricordo invece il rigore non fischiato a Chiesa contro il Verona, che entra in area, il giocatore gli mette prima le mani al collo e poi lo spinge a terra. E ragazzi, niente rigore, niente rigore per la Juve, sempre niente rigore per l'Inter, invece basta che si tuffano ed è sempre rigore. Ragazzi, poi vorrei farvi vedere queste immagini che vedete in sovrimpressione, in cui ci sono due immagini in realtà a confronto: una che riguarda la Juventus con un gol annullato contro il Genova, in cui il pallone su un tiro andrà a carambolare sul gomito di Rabiot, che come lo vedete nell'immagine cercò di scomparire, cercò di tirarsi a sé il braccio, ma lo toccò col gomito, che poi fece un assist dove poi la Juventus segnò. Mentre invece l'altro, ragazzi, è il gomito largo con cui ragazzi, ha fermato il tiro diretto verso la porta dell'Inter, in cui l'arbitro aveva fischiato anche il calcio di rigore contro l'Inter con il Lecce, ma che poi ragazzi il VAR, sempre pronto, perché quello è lo strumento del male, per come usano loro, fanno diventare uno strumento che dovrebbe essere di verità, di giustizia, uno strumento per truffa e per corrompere. Ragazzi, questa è la verità. Il VAR poi annullò quel calcio di rigore. Ecco, in tema di disparità di trattamento, alla Juventus è stato fischiato un fallo con Rabiot rantolato così, racchiuso così, con il gomito, mentre all'Inter arbitro fischia il rigore e il VAR toglie il rigore perché dice che non è fallo. Ebbene ragazzi, potremmo continuare all'infinito, però poi questo video diventa un pochettino troppo grande. Faremo, man mano che andremo avanti, ne faremo altri, perché tanto usciranno fuori altri episodi, perché tanto ragazzi sappiamo come andrà a finire, sappiamo la loro logica. Continueranno così fino alla fine, perché questo campionato, ragazzi, è falsato, perché è chiaro il loro scopo, perché chiaro, il VAR, ripeto ragazzi, non è uno strumento sbagliato, il VAR è stupendo. È una tecnologia che, se usata nel modo corretto e onesto, è un qualcosa che porta la verità, porta la giustizia. Per come invece l'hanno pensato loro, con i protocolli, che lì si può intervenire, lì no, qua sicca, lì cappuppapì, è stato inventato come strumento non per la verità e per la giustizia, ma come strumento per il male, come strumento per creare una truffa e per compromettere e alterare i campionati e le partite. Ragazzi, questa è la verità, questa è la verità, e quindi continueranno su questa falsariga fin quando non avremo distrutto e buttato giù questo sistema, ragazzi. La prima picconata l'hanno beccata,
dalla Corte di Giustizia europea, stanno per arrivare altre. Ricorso di Moggi e di Giraudo, il ricorso di Agnelli, il pagamento del debito dell'Inps, stanno per arrivare, arriveranno, da qui alla primavera ce ne faremo di risate, ragazzi, e quando avremo buttato giù finalmente avremo un calcio pulito. Fatemi sapere cosa ne pensate commentando il video qua sotto e sempre, fino alla fine, forza, Juventus!